cresce il numero dei soggetti che si sono messi in regola con le vaccinazioni, ma dall'altra aumentano i casi di morbillo tra gli adulti non vaccinati. Lo dimostrano i dati forniti dall'ATS Insubria. Dalla rivelazione effettuata il 20 marzo sono diminuiti ulteriormente rispetto al 31 dicembre del 2017 i soggetti inadempienti alle vaccinazioni. Per il tetano si è passati da oltre 15.000 soggetti non vaccinati a quota 12.000, mentre per il morbillo da oltre 17.000 si è raggiunta la quota dei 14.000. Tendenza che viene registrata anche nell'ASS Tillariana, dove gli inadempienti al tetano sono calati di 247 unità, mentre per il morbillo si è passati da 5.726 a 5.467. L'analisi dei dati indica che per entrambe le vaccinazioni siamo sulla buona strada per recuperare i non vaccinati, con l'obiettivo di raggiungere la copertura del 95%, fanno sapere dall'ATS. Le percentuali sono inoltre destinate a salire perché sono 1.500 i soggetti che hanno effettuato la prenotazione per la vaccinazione prima del termine dell'anno scolastico 2017-2018. Non è tutto per quanto riguarda l'allarme lanciato dall'Istituto Superiore di Sanità per l'aumento del numero di adulti colpiti da casi di morbillo. Anche l'ATS Insubria registra questo fenomeno. Oltre al numero di casi concentrato nella fascia di età di offerta della vaccinazione, si è assistita ad un progressivo spostamento in avanti dell'età relativa al tasso di incidenza più elevato. Dai 5 ai 9 anni del 2002 si è infatti passati ai 30-34 del 2017. Per questo motivo l'azienda sanitaria ricorda che i centri vaccinali offrono la vaccinazione gratuita per il morbillo anche a tutti gli adulti e che la stessa è particolarmente consigliata ai soggetti a rischio per patologia.